Buon pomeriggio a tutte e tutti e benvenuti a questo appuntamento del format della Scuola di Reportage Narrativo Alessandro Leogrande all'interno del Festival Lector in Fabula. E come ci ricordava Filippo Giannuzzi, direttore del Festival, siamo in un festival che materialmente e anche, diciamo, non materialmente, totalmente in cantiere. E questa è un po' una prospettiva che, per quello che è il tema che accompagna gli appuntamenti di quest'anno, ci guida anche un po' a rimettere in discussione, a rielaborare, a rimaneggiare i percorsi che hanno attraversato, che hanno animato le attività della Fondazione in questo ultimo anno. E tra le varie attività, tra le tante attività della Fondazione, quest'anno c'è stata la primissima edizione della Scuola di Reportage Narrativo dedicata ad Alessandro Leogrande. È un progetto che nasce da un profondo debito culturale nei confronti di Alessandro Leogrande. E ad un certo punto del nostro percorso, del nostro confronto anche con la sua opera e con la sua presenza viva in questi luoghi, ci siamo resi conto di dover in un certo senso provare anche a dare il nostro contributo, ecco, su quelli che sono stati un po' i temi, le tracce, le costellazioni un po' che Alessandro ci aveva mostrato. E questa primissima edizione abbiamo provato sino a qualche giorno fa a rimandare la fine degli appuntamenti fino ad oggi. Non si è ancora chiusa perché non volevamo finirla, però oggi purtroppo, diciamo, prima o poi dovevamo mettere un punto. L'abbiamo prolungata grazie al lavoro di tutoraggio che è stato svolto da Cristian Elia. L'abbiamo prolungata con un ulteriore appuntamento che abbiamo fatto con Goffredo Fofi, ospiti della Fondazione Basso, e con Giuliano Battiston a Roma questo giugno. E dopo questi ultimi passaggi ci è sembrato, diciamo, doveroso dover arrivare a un punto finale, anche per poter rilanciare, ecco, la proposta, l'offerta e dare slancio, ecco, a questo progetto. E per farlo abbiamo voluto riprendere un po' quelli che sono stati un po' gli stimoli, i consigli, anche le sollecitazioni da parte dei partecipanti e delle partecipanti della prima edizione. Ci siamo ritrovati come ultimo appuntamento dell'offerta formativa, ci siamo ritrovati alla masseria Marzagaglia, luogo dell'eccidio, e abbiamo provato e abbiamo cominciato a coprogettare, ecco, il futuro di questo percorso, proprio perché non volevamo ovviamente imporre un tracciato, non volevamo, volevamo aprire, ecco, volevamo mettere in discussione questa proposta culturale. E uno dei temi più importanti che è emerso da questo confronto e che anche ieri è stato ripreso sia durante un appuntamento di Mediterradio e sia durante l'appuntamento Tacquini, è stato appunto il tema dell'accessibilità. Pensiamo che su questo tema ci sia una grandissima battaglia culturale che ci vede tutti coinvolti, proprio perché, come si diceva ieri, anche il giornalismo sta diventando una questione d'élite, ovvero accedere ai percorsi, accedere anche all'offerta in un certo senso formativa, sta diventando sempre più difficile e sta diventando anche sempre più escludente. E questo è un tema, prima ancora che culturale, anche di carattere pienamente, propriamente politico, che vogliamo affrontare. Ma l'accessibilità non è soltanto di stampo economico, è anche accessibilità cognitiva e culturale. E da questo punto di vista ci siamo voluti impegnare per poter mettere a disposizione, per poter indagare ancora quelli che erano gli strumenti, quelle che erano le metodologie, anche la dimensione valoriale che ha animato il lavoro di Alessandro Leogrande. L'abbiamo voluto fare per condividerne appunto questa prospettiva e per far sì che quanta più gente possibile, non soltanto proveniente dal mondo del giornalismo, potesse far tesoro, potesse mettere in campo
gli stessi strumenti, la stessa energia, anche la stessa fame di ricerca e di conoscenza che hanno guidato Alessandro. E per questo il tema dell'accessibilità è stato fondamentale e lo è tanto, diciamo, dal basso quanto dall'alto. Questo perché pensiamo che i risultati del lavoro di chi mette in campo questi strumenti, oltre che dover essere accessibili e messi a disposizione, devono essere anche messi nelle condizioni di poter incidere da un punto di vista culturale e politico rispetto ai contesti in cui si innestano. Ieri parlavamo di quelli che sono stati poi gli effetti del libro di Alessandro di Uomini e Caporali rispetto a tutta, diciamo, a tutta la normativa vigente in tema di caporalato. Aggiungiamo a questo tassello un ulteriore tassello. Alessandro Lo Grande, volutamente o meno, è stato capace anche di mettere in pratica un grandissimo esercizio di apprendimento istituzionale. Il piano strategico della cultura per la Regione Puglia per gli anni 2017-2026 è un piano che ha visto Alessandro Lo Grande partecipe, presente, capace di incidere nelle scelte strategiche e politiche della nostra regione. E molto probabilmente tutto quello che stiamo facendo oggi, tutto quello che fa la Fondazione per gli archivi, per la memoria, per il lavoro, diciamo, di divulgazione, di attenzione e di legame diretto con il territorio, lo dobbiamo a lui. Sicuramente il piano strategico non è una lettura piacevole, però, diciamo, vi consiglio anche di approfondirlo, perché nonostante il tipo di linguaggio, più ovviamente di carattere più istituzionale, si riesce a scovare uno spirito narrativo capace di trasformare realmente le cose. E quindi abbiamo voluto lavorare sul tema dell'accessibilità su più livelli. Vogliamo continuare a farlo. Questo è un tema molto, diciamo, a noi molto caro, che si è legato a un secondo, diciamo, tassello che oggi ci porta a parlare della scuola e del percorso che è stato fatto. Il lavoro che è stato intrapreso con questo progetto è un lavoro che ha provato a non cristallizzare l'immagine di Alessandro Lo Grande, a non mitizzarla, anche ad umanizzarla. Ieri qualcuno diceva, Giulio Rubini appunto di Irpi Media, ci raccontava dell'eroismo dei giornalisti che vengono considerati eroi sacrificabili sull'altare delle notizie. Ebbene, umanizzare, riportare tra noi queste grandi figure ci aiuta anche a capire tutte quelle che sono le grandi difficoltà che chi si occupa di narrazioni deve in un certo senso affrontare. E quindi, al posto di cristallizzare, di mitizzare queste figure, noi pensiamo che la strada migliore sia quella di riportarli tra noi, di lavorare con gli stessi strumenti, di indagare con gli stessi strumenti, perché è l'unico modo per poter rammemorare ancora, come ci diceva lo stesso Alessandro. E chiudo lasciando la parola alla presidentessa della Fondazione Giuseppe Di Magno, Daniela Mazzucca, e a Maria Giannico, madre di Alessandro, che per la prima volta è qui con noi in Fondazione. E che abbracciamo collettivamente. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Francesco ha già raccontato molte delle cose che si sono fatte, ma a me piace raccontare l'inizio di questa storia, perché nella primavera dell'anno scorso Piero D'Argento, che è consigliere di amministrazione di questa fondazione, e Francesco Romito proposero alla fondazione di approfondire il lavoro di Alessandro, anche perché ognuno di noi aveva avuto occasione di conoscere Alessandro
in vari modi. C'è chi aveva studiato sui suoi libri, chi aveva letto, quello un po' tutti, i suoi articoli sui giornali, il suo lavoro importante sulla, sul piano strategico della cultura, che anche io ho seguito, quindi sono testimone primaria di quel lavoro, insieme ad Aldo Patruno che stiamo aspettando. E poi Alessandro è un amico della fondazione, quindi ci è sembrato assolutamente bello e utile per, soprattutto per noi, per farci continuare sulla sua traccia, fare questa prova di questa scuola di fondazione intitolata a lui, di reportage narrativo. E volutamente non siamo entrati nel lavoro, diciamo, della scuola, perché la scuola aveva bisogno di camminare con le sue gambe, con le sue riflessioni. Però in questi giorni io ho seguito tutti e due i precedenti panel e mi ha colpito molto quello nel quale, il primo, nel quale alcuni partecipanti, 5 per la precisione, hanno come devo dire, presentato un po' la loro esperienza, i loro progetti futuri di vita. E in quelle presentazioni io proprio ho sentito il cuore, la passione per questo lavoro e quanto il pensiero, il lavoro di Alessandro abbia influito sulle loro scelte, anzi li abbia anche aiutati, come devo dire, a fare il passaggio, vorrei fare il giornalista, sono un giornalista. E nel secondo poi ho trovato con piacere anche, Alessandro aveva grande attenzione per le giovani generazioni, per la costruzione di reti, perché si può lavorare insieme con le contaminazioni possibili e scambiando le esperienze. E allora aver lavorato insieme a Maria Media, a IRP Media, al Centro di Giornalismo Permanente, alla Fondazione di Giornalismo Lelio Basso e all'Associazione Jack London è stata, come devo dire, la testimonianza che la traccia che lui aveva dato l'avete seguita. E la giornata di oggi, che porta, diciamo, una riflessione sui temi che Francesco ha già detto molto meglio di me, quindi è inutile che io mi ripeta, l'accessibilità, la difficoltà ad essere protagonisti di un racconto vero e non mediato da mille altri fattori, può, diciamo, essere la base per una seconda edizione, per un percorso che possiamo ancora continuare a fare insieme, secondo le modalità che voi stessi avete indicato nelle vostre presentazioni. E credo che ci possiamo impegnare nel fare questa cosa, questo lavoro, perché è un lavoro che ci riempie di gioia, ci dà soddisfazione, ci fa continuare, come devo dire, a vivere una presenza che è sempre con noi, perché viene evocato veramente sempre e viene evocato come un amico, e credo che questa sia la cosa più bella. Grazie. Benvenuta. Sì, ho poco da aggiungere a te, quello già detto da Francesco e dalla Presidente della Fondazione di Vanni, dalla signora Daniela. Però aggiungo questo, innanzitutto io e la mia famiglia già dall'anno scorso, quando abbiamo appreso la notizia della fondazione di questa scuola, siamo stati molto orgogliosi, felici di questo. Ci sono state finora tantissime cerimonie, inaugurazioni, targhe, spettacoli, però questa è una cosa diversa. Mi permetto di dire che la scuola comporta l'idea di uno studio, di un approfondimento di quello che Alessandro ha fatto, leggere i suoi libri, seguire il suo esempio, studiare come si approcciava a questa forma di reportage narrativo, perché era il fondamento dei suoi scritti, sia articoli, sia in radio. Radio 3 ha lasciato tantissime trasmissioni con questo stile, partendo dalla realtà sempre e nei suoi libri soprattutto. Tutto questo nasceva, noi siamo stati contenti per questo, perché è la prima volta che si affronta il ricordo di Alessandro
partendo da quello che lui ci ha lasciato, leggendo quello che lui ci ha lasciato. È stato già fatto, per carità, ripeto, tramite spettacoli, letture pubbliche, cerimonie, però questa è una cosa diversa, perché chi si approccia a questa scuola, chi si iscrive, chi segue queste lezioni, potrebbe un domani, potrà senz'altro un domani, con tanta buona volontà e un po' di fortuna in questo lavoro che non manca, ha bisogno anche di quello, diventare un bravo giornalista, un bravo scrittore, cioè dare il suo contributo anche tramite altre forme di espressioni. Ho letto che avete fatto anche corsi del fumetto, ci sono stati dei fotografi vero iscritti a questa scuola, quindi anche attraverso altre forme le espressioni sono tante. E aggiungo solo questo: il reportage narrativo ad Alessandro è stato perseguito fin da ragazzino, cioè nel senso aveva 16-17 anni, curava il giornalino studentesco, era rappresentante di istituto all'Archita di Taranto e partiva sempre dalla realtà, cioè descriveva il nostro sindaco di allora, cito i problemi dell'industria, il rapporto dell'industria col territorio, i quartieri più poveri, Paolo VI, i tamburi, la città vecchia. E nel suo primo libro, Il mare nascosto, che è uscito quando ancora, poco dopo la maturità, stava al primo o secondo anno di università, se ricordo bene, già aveva raccolto tutti questi temi su Taranto e li aveva espressi nel migliore dei modi. Il suo stile era sempre quello, partiva dalla realtà, quindi interviste, sopralluoghi, vero? Girava per i vicoli, girava per la città e poi tutto questo, dopo mesi nella raccolta dei dati, confluivano in quelle pagine che poi tutti avrete letto, vero, che sono dense innanzitutto di avvenimenti reali, ma anche della sua partecipazione emotiva, del suo particolare stile che era quello che poi si è affinato ancora di più negli ultimi libri, soprattutto con La frontiera, ma fin dall'inizio anche con Uomini e Caporali, di partecipare emotivamente alle vicende dei più umili e più disagiati, perché sia in Uomini e Caporali sia nella frontiera i protagonisti sono quelli, gente che è arrivata in Europa dopo viaggi disastrati, dopo tanti sacrifici, hanno subito particolari umiliazioni, angherie, la morte, hanno visto la morte con gli occhi per mare, questo almeno nella frontiera emerge in tante delle sue pagine. E vi dirò di più, è stata curata un'edizione della frontiera per ragazzi da Nadia Terranova e ha ridotto il testo originale, è diventato un 120 pagine, è stato letto dalla quinta elementare, cioè io ho incontrato bambini di quinta elementare che erano colpiti da questi racconti, quindi diciamo quello che ha scritto Alessandro non era soltanto indirizzato agli adulti, diciamo curata questa edizione per ragazzi, senza nulla togliere al testo, è stato solo ridotto di alcune parti più politiche, diciamo più difficili, è stato letto, ripeto, nelle quinte, nella scuola media, una scuola di Bari in particolare, 2 anni fa portò avanti a Michelangelo, perché fosse un programma, sì, particolare con i ragazzi della scuola media, che hanno tutti letto il libro e prodotto dei lavori personali. Quindi non ho altro da aggiungere, seguire Alessandro in questo modo, leggerlo, capire cosa lui faceva, ricordare che per lui la scrittura era anche un impegno sociale e politico soprattutto, e dare giustizia a chi non ha voce. Cioè nel caporalato, tu dicevi tu stesso, alcune leggi sono cambiate proprio per il suo impegno. L'impegno con gli iscritti, l'impegno col sindacato, perché a Roma partecipava attivamente alle riunioni della CGIL per, diciamo, il sindacato, non che era sindacato scrittori, di cui era anche Angelo, vero, parte, c'è una foto bellissima che siete tutti insieme, le prime riunioni del sindacato scrittori. Non so poi se ha continuato questo sindacato a vivere, purtroppo no. Quindi sono andati tutti per conto loro. Una bellissima foto, una quindicina di scrittori tutti conosciuti e notissimi. E state aprendo il sindacato scrittori. Comunque lui aveva avuto sempre fin da ragazzino questa tendenza, diciamo, di scrivere per rendere giustizia a chi non può riceverla altrimenti. Quindi mi auguro che da questa scuola nascano nuovi giornalisti, nuovi scrittori, nuovi anche operatori in tutti i campi, sia sociali che culturali. Di altro non saprei dire, spero l'anno prossimo di poter vedere i frutti del secondo anno di questa scuola.
C'è un cambio palco rapido, no, rapido anche con calma, no? No, senza. Sì. E proseguiamo l'incontro con. Ah, vabbè, poi lo facciamo intervenire quando. Sì. E proseguiamo il nostro incontro con due compagni di viaggio della prima edizione, Giuliano Battiston della Fondazione Lelio Basso e della Scuola di Giornalismo Basso e Cristian Elia, reporter indipendente, e con probabilmente ci auguriamo anche un futuro compagno di viaggio, vedremo poi diciamo, come si metteranno le cose. Angelo Ferracuti, fondatore della scuola Jack London. Abbiamo, come già accennato dalla Presidente, abbiamo chiesto ai partecipanti di questa prima scuola, gli studenti e le studentesse, un po' di ripercorrere sia lo spirito, sia l'energia, ma anche poi di capire, di ragionare assieme attorno agli strumenti che sono stati condivisi e a come i partecipanti hanno attinto in un certo senso da questi strumenti per poi metterli in campo all'interno di diverse tipologie di lavoro, di ambiti professionali. Ci interessava anche ragionare, capire qual è il punto di vista da parte di chi ha vissuto la scuola come docente. E chiederei appunto a Cristian Elia, che da questo punto di vista non solo ha preso parte come docente, ma ha, potremmo dire, coprogettato con noi buona parte del lavoro che è stato fatto, ha dato consigli senza nessun tipo di parsimonia, potremmo dire, e che quindi ha accompagnato questo viaggio sin da subito. Grazie, buonasera a tutte e tutti. Per me era impossibile non restare innamorato di questa. Ricordo ancora la prima call con te, il mitico Piero, perché ho sentito subito che era un progetto necessario, nel senso che restituiva alla mia Puglia un'opportunità che, per esempio, la generazione mia e di Alessandro ha dovuto comunque cercare a Roma, a Milano, no? Portare la propria passione di non solo dell'opportunità di farla, ma anche di farla in un certo modo, perché ho avuto l'onore, no, di essere un ammiratore, un amico di Alessandro quando ci siamo incrociati nelle nostre strade, e quello che pensavamo sempre quando ci confrontavamo, e lo stesso mi capita nelle cene con Angelo quando incrocio Giuliano, non è solo farlo il giornalista, è anche come. Quanto ti viene data la possibilità di farlo in un modo in cui credi, no? Se pensi che il giornalismo possa essere uno degli strumenti di cambiamento di una società, delle sue criticità, delle sue tensioni. Del metodo e nell'incontro, no, si lavora, per cui per me era come un tornare a casa, anche portare su, essere parte di un processo che riportava sul nostro territorio, essendo io barese, delle opportunità per tante persone. Poi una delle cose più belle, una delle prime sorprese è stato vedere gente che arrivava da Bolzano, gente che arrivava da Napoli, e quindi ti fa capire, se ce ne fosse mai stato il dubbio, quanto il metodo Leograndi. Io continuo a insistere su questo. Una volta a Mantova ci facevamo molte risate perché, come dire, mi prendeva in. Diceva, non puoi dire metodo Leograndi, invece io gliel'ho sempre riconosciuto, secondo me è un metodo, quello di vedere la realtà, raccontarla in un modo, e dove si vede la potenza di questo metodo. Poi potete rileggere oggi i brani di cui si parlava prima, no? Di Taranto di 20 anni fa, 25 anni fa. Potete togliere il protagonista, potete togliere il personaggio di cui si parla. In quelle pagine voi trovate delle dinamiche che sono senza tempo, perché parlano della società. E se esiste un tipo di reportage narrativo, inchiesta sociale, poi ha tanti nomi, no? Cioè possiamo declinarlo in tanti modi, ma che ha davvero una potenza, è l'impatto, è quella di cui abbiamo parlato ieri, no? Anche sulla
che può essere un impatto di uno sguardo sul piano strategico o del proprio lavoro nella legislazione sul caporalato, ma che ha la capacità di essere sganciato dalla cronaca pur partendo dalla cronaca. Perché quando hai la capacità di avere lo sguardo per vedere in un fatto, in una piccola storia, una dinamica globale, una dinamica senza tempo, perché parla delle contraddizioni di una società, hai fatto un lavoro eccezionale, no? Ed è quello che io chiamo metodo del grande. Poi ti devi dare gli strumenti, oppure devi avere l'opportunità che ti vengano dati. Qui abbiamo delle realtà che lo fanno, abbiamo delle realtà come appunto Fondazione Basso, la scuola Jack London, dove sono felicissimo di essere anche lì parte dei docenti, quella che l'anno scorso è stato costruito, che hanno in realtà delle cose molto comuni, hanno delle cose comuni nel dare un'opportunità, hanno delle cose comuni nell'idea che il racconto di realtà in un periodo storico dove i media sono così tanto cambiati, necessitano di avere dei racconti capaci di analizzare il contesto, di andare a lavorare sugli strati. Il reportage narrativo, io non mi stancherò mai di dirlo, non è un vezzo, non è un volevo fare lo scrittore, allora però ho fatto il giornalista. Cioè è quello che tu riesci a dare come lettura dei contesti, degli intrecci, dello sguardo di lungo periodo. In un momento in cui gli strumenti tecnologici da più di 20 anni ormai hanno accelerato al massimo quello che è la possibilità di partecipare a un evento, capite che cosa ti manca? Ti manca la capacità di rimettere insieme i pezzi, perché sennò vivi in un eterno presente. E se qualcuno non è capace di raccontarti l'Iraq, partendo dal 2003, tu vedi sempre un episodio, vedi sempre qualcosa che è sganciato, no? E lo stiamo vedendo in questi giorni nella questione palestinese, ma potrei andare ovunque, così come invece faceva Alessandro sul proprio territorio, perché sono dinamiche che si tengono, sono metodi di lettura del reale. Quello che è stato fatto, secondo me, è non solo attivare questo percorso formativo in Puglia, e non è poco, farlo partendo da un grande patrimonio, che è quello del metodo Leo Grande che ci è stato lasciato, e farlo in una maniera accessibile a tutti. E torniamo a quel discorso che faceva Francesco, quello della questione del rischio che stiamo correndo di avere una... solo chi se lo può permettere, no? A me certe volte vengono i brividi quando penso al viaggio in Europa, no? Nell'Ottocento, del ricco Rampollo che poteva permettersi di partire dalla Germania e raccontare l'Europa. Serve tutto, servono sguardi, servono esperienze diverse, servono percorsi, tutti devono avere la possibilità di farlo e poi essere giudicati dall'onestà intellettuale con cui lo fanno, dalla cura con cui lo fanno, dalla capacità di farsi leggere, dalla capacità di avere impatto, però tutti devono avere l'opportunità di farlo. E quindi secondo me questo è il pilastro più grande, proprio anche in quel senso di Alessandro del giornalismo come impegno civile. Fa parte dell'impegno civile e della visione politica nel senso bello della società, quella di dare pari opportunità a tutti, no? Cioè è scritto nella nostra Costituzione. E farlo con strumenti di qualità e secondo me anche, torniamo, no? Sempre un po' a questo compagno di viaggio che non ci lascia mai perché ha saputo lasciare tracce, ha lasciato semi, quello di fare rete. Ed è bellissima l'idea che in un mondo, come giustamente Angelo diceva, di forti ego, no? C'è anche l'idea che certo tipo di realtà formative che hanno una certa visione del giornalismo, dell'inchiesta sociale, del reportage narrativo, della lettura della società, si mettano anche in dialogo, perché non esiste un mondo di isole. Io faccio parte di IRPI e Giulio Rubino, il direttore, ieri lo spiegava, no? Un collettivo che è cresciuto tanto si mette a far da chioccia a collettivi più piccoli, è giusto, una restituzione, e a volte una restituzione anche quella di aver avuto delle opportunità nella vita e di riportarle in forma di formazione. E per me fare il tutor di una straordinaria classe di ragazze, ragazzi, uomini e donne, come veniva detto, con gli appassionati di linguaggi diversi che volevano sperimentare anche modi di esprimersi diversi, non è solo un dare, quindi restituire la tua esperienza, ma è anche un prendere, un fare insieme. E
dicevo a Francesco e Piero, secondo me una delle cose che mi piacerebbe tanto provare a immaginare, perché io poi sono un po' infestante, una volta che mi fai entrare poi mi allargo, però sarebbe veramente bello provare a fare un terzo passaggio ancora, che è quello del saper mettere il proprio sguardo, e non necessariamente l'ego, ma lo sguardo, in un discorso collettivo. Noi di IRPI, Giulio lo raccontava ieri, no, magari voi vedete pezzi nostri che hanno 7-8 firme, perché ognuno fa bene un pezzo, ognuno fa bene quello che sa fare. C'è chi fa l'editor, c'è chi fa l'autore, c'è chi fa i dati, c'è chi fa quello. E la capacità di fare un passo indietro rispetto al lavoro collettivo è anche una grande lezione di utilità pubblica del tuo lavoro. Il tuo sguardo è fondamentale, ma è anche importante condividerlo, è anche importante metterlo in gioco. E per cui sarebbe davvero bello, oltre che dare degli strumenti, sostenere, seguire, supportare i progetti di, queste, di chi partecipa, dando l'opportunità di farlo a tutti, immaginare che questa presenza su questo territorio, ora che abbiamo visto che la scuola Leo Grande è capace di attrarre anche dal di fuori, ecco l'idea che magari il percorso della formazione poi produca anche un lavoro collettivo di sguardo sul territorio, penso che sarebbe proprio la potenziale ciliegina sulla torta, insomma, da restituire magari quando ci si rivede per dire come è andato l'anno scorso. Però questo è quello che si potrebbe fare, fermandoci a quello che si è fatto. Personalmente mi sento onorato di averne fatto parte e credo che vedere oggi anche questo panel ci fa capire come siamo sulla strada giusta. Vogliamo fare un certo tipo di racconto di realtà, non è un decoro di gente che ama scrivere, ma è qualcosa che può avere davvero un impatto, perché c'è bisogno di contesto, c'è bisogno di inchiesta sugli strati e c'è bisogno di un lavoro, come ci dimostrano ancora oggi i libri di Alessandro, che tiene insieme la memoria, il presente, perché è proprio in quella linea, no, di temi senza tempo che poi si costruisce, si immagina il futuro, e per cui penso che la Scuola Leo Grande sia un bellissimo laboratorio di cui abbiamo bisogno. Grazie. E hai parlato di mettere insieme i pezzi, e grazie al lavoro di Piero D'Argento, di Rosarianna Romano e diciamo di tutto il gruppo anche allargato che ha affiancato e portato avanti questo lavoro, ci siamo mossi proprio da questo punto. Il lavoro che è stato fatto e che oggi diciamo ci porta anche a dialogare con altre esperienze è partito da due punti principali. Da un lato, riprendendo anche un'espressione a noi molto cara, che è raccordare il frastagliato, abbiamo provato tramite Christian, tramite Giuliano e tramite altri a riconnettere una costellazione di persone, di contatti, di organizzazioni che avevano lavorato sul campo con Alessandro e che sono ancora diciamo inesplorate, sicuramente per l'80%, perché le parti che abbiamo diciamo portato alla luce, fatto emergere, sono ancora poche, molto probabilmente, rispetto alla fitta rete di collaborazioni che Alessandro ha avuto. E questo è stato fondamentale, perché ci ha aiutato a rimettere insieme i pezzi di una costellazione capace poi di guidare anche il racconto della scuola e il lavoro della scuola. Però c'è stato un altro punto, un secondo aspetto che ci porta qui oggi a ragionare insieme. Goffredo Fofi, in uno dei primissimi scambi sul progetto della scuola, ci disse che alla domanda su quale fosse la potenza, la forza di Alessandro Leo Grande, visto che Goffredo Fofi aveva definito Alessandro Leo Grande il migliore della sua generazione, a questa domanda ci disse che oltre alla grandissima capacità narrativa, alla grandissima capacità metodologica ed espressiva ed indagine, un punto fondamentale era la capacità di saper leggere i fenomeni politici e di saper affrontare tanto le ferite recenti della nostra terra quanto le ferite del passato. E noi questo l'abbiamo tenuto a mente, ricollegandolo un po' alla storia della Fondazione Di Vagno, di Giuseppe Di Vagno sostanzialmente, e al lavoro che fa la Fondazione, proprio perché quella stessa dimensione politica
probabilmente lo scarto in più capace di animare poi un lavoro di inchiesta, un lavoro di ricerca sul campo, in una prospettiva, in una dimensione. E aggiungo un ultimo tassello, la stessa dimensione che Alessandro Leo Grande si è ricostruito, cioè una dimensione politica e valoriale che dopo il crollo anche dei, diciamo, delle grandi ideologie del Novecento era da ricercare, da raccordare appunto. E da questo punto di vista, e arriviamo diciamo all'incontro di oggi, ci sembrava molto interessante dialogare con Giuliano Battiston e Angelo Ferracuti, perché abbiamo fiutato un po' insieme una traccia, una prospettiva comune che ci lega nella capacità anche nella voglia di poter mettere a disposizione degli strumenti in una dimensione valoriale più ampia. E l'obiettivo probabilmente ce lo siamo accennati, non è quello di collaborare, ovvero quando parliamo di collaborazione parliamo di condividere gli stessi obiettivi. Vorremmo entrare in una prospettiva in cui si parli più di cooperazione, cioè condividere tanto gli obiettivi quanto i mezzi materiali e immateriali che la Fondazione di Vagno e tutte le organizzazioni possono mettere a disposizione. E mi sono dilungato, ovviamente, vi chiedo scusa, però diciamo, mi parte spesso. E, per arrivare al punto della domanda, un racconto sicuramente ci piacerebbe anche approfondire un po' qual è il percorso, qual è il cammino di quelle che consideriamo due sorelle maggiori come scuole. E poi niente, poi diciamo non spoilerò l'ultima domanda. Vabbè, intanto buonasera, io vi ringrazio molto per questo invito, perché è evidente che c'è un comune sentire, insomma stiamo lavorando, abbiamo lavorato su un terreno comune ancora prima delle scuole, cioè siamo, la nostra è una postura che ben si raccorda con quella, secondo me, importantissima di Alessandro, che per me insomma, è stato anche un amico, ma che rappresenta, secondo me, forse l'ultimo intellettuale, un vero intellettuale, non solo della sua generazione in Italia, un intellettuale addirittura postdatato, non previsto dall'epoca, no? Un intellettuale che chiede di essere, no? Un intellettuale collettivo in un momento in cui proprio il concetto di lavoro culturale collettivo cade agli inferi, ma però lui ci riesce con ostinazione, con intelligenza, con bontà, con appunto capacità di mettere insieme tante energie, soprattutto quelle degli altri, quindi con una postura assolutamente anticarrieristica e antinarcisistica. Che ci accomuna, che secondo me è valore, cioè è il valore di una parola caduta in disuso che io però uso e continuo ad usare, il valore della militanza, il valore politico della militanza, dell'intesi, come dire, da una parte, di essere partigiani a volte nella vita e nella realtà. E quindi diciamo che è una postura diametralmente opposta a quella della maggior parte degli scrittori narcisisti e individualisti, e ormai che sono delle piccole partite IVA, no? Tutti per compartimenti stagni e tutti che vogliono vincere il premio Strega. Ecco, un po' questa è la caratteristica dello scrittore, un disastro da un punto di vista culturale. Ecco, tutto questo secondo me va nella direzione ostinata e contraria, così come secondo me il lavoro, il vostro lavoro, il loro lavoro e il piccolo lavoro della scuola Jack London, che è una piccola scuola nata in una realtà provinciale. In realtà è nata in foresta amazzonica, cioè noi abbiamo cominciato a parlare della scuola mentre stavamo volando con un piccolo Piper e stavamo andando a Catrimani ad incontrare il popolo Yanomami, e c'era insomma una tempesta, e Marrozzini dice: perché non fondiamo una scuola? Io ero un po' scettico rispetto appunto alle canoniche scuole di scrittura,
che sono in genere le scuole di scrittura dove lo scrittore che la fa poi tutti scrivono come lui, no? Dove c'è proprio un'emulazione così da epigoni. Insomma, però alla fine ho detto, se ci salviamo da questo nubifragio, facciamo la scuola. Ci siamo salvati, abbiamo cominciato a parlarne. Come vogliamo questa scuola? Abbiamo deciso che volevamo la scuola che non abbiamo potuto frequentare, perché noi quando ero giovane io cominciavo a scrivere, andavo dalle persone, cioè io ho incontrato, che ne so, Joyce Lusso, che è stata partigiana e grande passionaria della cultura italiana, Luigi Crogenzi, che è quello che ha lavorato con Vittorini in Conversazioni in Sicilia, ha illustrato la prima opera con 300 foto, andavo da Luigi Di Lucio, che era uno scrittore. E quindi l'idea di una scuola che affrontasse soprattutto il tema della complessità, del racconto della complessità, e quindi non solamente materie legate alla fotografia o alla scrittura o al giornalismo, ma anche strumenti di senso altri, storia dell'arte, cioè la capacità anche, no, visiva di vedere le cose, di vedere le persone, di vedere i luoghi, i paesaggi, decifrare i paesaggi, è importante nel lavoro di un reporter. Antropologia culturale, naturalmente, poesia. Un anno abbiamo fatto un corso poesia e fotografia, bellissimo, non so quanto possa essere servito ai nostri studenti, però era molto affascinante. E soprattutto la cosa che io volevo fare era una scuola, non una cosa che ci vai ogni tanto, una cosa che ti impegna, che ti mette anche con le spalle contro il muro, tutti i giorni, 8 ore al giorno per 3 mesi. E insomma, la scuola è nata. Noi non avevamo mai fatto una scuola, insomma, non sapevamo com'è. Però, cacchio, ha funzionato. Dopo un po' ci guardavamo e dicevamo, però funziona. Dopo un mese e mezzo arriva il Covid. Quindi dobbiamo interrompere la scuola. I ragazzi si ribellano, restano in questo borgo dove la teniamo e continuano praticamente quasi da soli con gli insegnanti dentro le case. Poi abbiamo ripreso. L'idea è anche quella di creare comunità, di fare comunità. Ecco, anche questo è un concetto che mi pare sia condiviso e vada nella direzione di quello che pensava Alessandro, e cioè di cedere la propria individualità per fare qualcosa insieme di più grande, di più forte, di più resistente. La scuola dura 3 mesi, comincia con delle parti teoriche, dove in genere ci sono, che ne so, Massimo Raffaeli, che è un critico letterario, che parla della letteratura di viaggio, poi arrivano fotografi, adesso ci saranno Monica Mulai, che insomma è una grande fotografa, Angelo Turetta, non me li ricordo tutti, quindi dovrò leggerli alcuni, e anche Stefano di Luigi. C'è lui che è il ponte tra queste due esperienze. Quest'anno abbiamo chiamato Lorenzo Pavolini, che lavora a Radio 3 e che non fa solo podcast, ma è anche uno scrittore, insieme a Davide Sapienza, che è il traduttore di Jack London, ma è anche un grande viaggiatore. Daniele Mencarelli, che invece è uno scrittore, anche l'attenzione alla frase, alla parola, alla costruzione del racconto. E poi da un paio d'anni insistiamo molto sul long form, abbiamo chiamato due giornaliste, una che è un'inviata, Sara Gandolfi, un'inviata storica del Corriere della Sera, e Laura Pertici, che a Repubblica proprio si occupa di questo racconto, insomma, che mette insieme fotografia, parola e video. Alla fine arrivano 3 castigatori, che sono, è la parte dell'editing, che revisionano tutti i lavori fotografici e letterari prodotti da ragazzi, che sono Alberto Rollo, che è stato lo storico editor di Feltrinelli, e poi Renata Ferri e Giovanna Calvenzi. Dentro questo programma, da ormai diversi anni, viene anche Ascanio Celestini, che si è molto appassionato, insomma, al nostro lavoro, è nato un rapporto d'amicizia, che invece racconta proprio come
come si raccolgono le storie orali, che è un altro elemento decisivo per un reporter, non l'intervista, la capacità empatica di entrare nelle vite degli altri. Questa, ecco, anche un'altra cosa assolutamente antinarcisistica. Perché l'abbiamo intitolata Jack London? Perché Jack London raccoglie, insomma, queste tre componenti per noi fondamentali: scrittore tout court, grande scrittore di grandi storie, di grandi affreschi per adulti e per ragazzi, eccezionale reporter e fotografo. Pensate che Jack London lascia in eredità un archivio di 10.000 immagini, pensate, per uno, insomma, che scriveva ai primi anni del secolo, che lui chiamava documenti umani. Se voi leggete Il popolo dell'abisso, ci sono anche le sue fotografie, che sono straordinarie. Vabbè, detto questo, ecco, l'aspetto comunitario decisivo, e poi il post scuola, che per noi è fondamentale. Cioè, noi spendiamo tutte le nostre risorse per mandare i nostri ragazzi in giro per il mondo a raccontare il mondo. Uno va ogni anno a Johannesburg con Longhi, che è il capo della France Press, sta 3 mesi lì, noi gli paghiamo il viaggio e poi facciamo ovviamente il tutoraggio di tutto quello che produce. Un anno scorso è stata assunta, era una fotografa di matrimoni, una matrimonialista bravissima, una ragazza napoletana, e adesso lavora per la France Press, pubblica sul New York Times invece che su altri giornali internazionali. Per lei è stato un cambio di passo incredibile, perché un altro problema da porsi è quello occupazionale, cioè, perché queste scuole non possono produrre solo illusioni. Questo è un mio problema proprio di coscienza. Io ogni anno dico, noi ci battiamo tantissimo per mandarli, che ne so, da fotografi come assistenti nei giornali, oppure anche negli studi fotografici, perché non è detto che tutti quanti debbano poi continuare a fare un lavoro creativo, insomma, ci sono quelli, che ne so, che raccontano il turismo, che lavorano nelle aziende. Il problema, secondo me, del lavoro è un problema che scuole come queste debbono porsi. Vabbè, io penso aver detto anche troppo. Grazie. La parola a Giuliano Battiston, che è stato fondamentale per questa prima edizione. Giuliano ha aperto la nostra scuola un anno fa, dando quella che era un po' la prospettiva d'insieme sulla quale avremmo poi sviluppato tutto il percorso. E grazie a Giuliano, grazie poi alla Fondazione Basso, abbiamo avuto modo di chiudere anche per l'ennesima volta la prima edizione a Roma con Goffredo Fofi. E ti lascio la parola e ti ringrazio. Beh, intanto grazie per l'invito. Parto proprio da Fofi, perché prima ancora della scuola di giornalismo Lelio Basso, che rappresento qui insieme a Giuseppe Cusignano, che è il nostro coordinatore editoriale, mi sono stato chiamato a far parte di questa avventura, perché faccio parte di un'area che è riconducibile a una rivista che si chiama Gli Asini, che è l'ultima delle riviste fondate da Goffredo Fofi dopo Lo Straniero, di cui Alessandro Grande è stato vice direttore. Anzi, nell'introduzione a questa raccolta di tutti gli articoli più politici di Alessandro Grande, che si chiama Gli anni dello straniero, pubblicata dalle edizioni dell'Asino, Goffredo Fofi dice che appunto Alessandro è stato più che un vice direttore, un condirettore. E prima ancora La terra vista dalla luna, se non sbaglio Alessandro proprio con La terra vista dalla luna ha cominciato a collaborare con Goffredo. Quindi ci tenevo a ricordare anche Gli Asini. La rivista ancora va avanti, Goffredo ha fatto qualche passo indietro ma continua a collaborare. Proprio in queste ore c'è una riunione di redazione, a cui mi dispiace un po' mancare, a Bologna, in cui ci si interroga su quello che si sta facendo, come farlo meglio, in cui questa questione del ruolo della rivista dentro la società che cambia è fondamentale. Devo dire che in tutte le
occasioni di riunioni di redazione si riconosce da una parte la capacità di mandare avanti una rivista che ha ancora un respiro significativo dentro l'industria culturale italiana, sebbene sia minoritaria, ma anche quanto siano i deficit legati proprio alla mancanza di una visione come quella di Alessandro Leogrande, che nelle riunioni che facevamo a Cenci, vicino a Amelia, da Franco Lorenzoni, era sempre la persona che aspettavamo per leggere le dinamiche politiche anche in anticipo. A proposito di metodo, Alessandro ha sempre avuto la capacità di scegliere un grumo ancorato a una certa realtà territoriale come un laboratorio. Ti parlava prima di Taranto e di Cito, che in qualche modo lui aveva individuato come un precursore di un certo modo di fare politica, di intendere la politica come manipolazione del rapporto con i cittadini, come potere predatorio e molto invasivo, per cui diciamo c'è questo aspetto molto fondamentale. Quanto alla Basso, però sono qui anche come docente e parte del collegio direttivo della scuola di giornalismo Lelio Basso, che quest'anno, anzi nel 2025, celebriamo i 20 anni. È una scuola che è nata da un innesto molto particolare, che è simile a quello che ha dato vita alla scuola Alessandro Leogrande, perché è nata dall'incrocio tra l'esperienza di Linda Bimbi, che è stata una pedagogista pisana formatasi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, che è andata in Brasile durante gli anni della dittatura, dava accoglienza, ospitalità, sponda sociale e politica ai giovani studenti che si opponevano alla dittatura, ha dovuto lasciare il paese, è diventata l'interlocutrice principale di Lelio Basso, tra i padri costituenti, grande interprete del marxismo, grande esegeta di Rosa Luxemburg, grande protagonista della storia politico-culturale italiana del Novecento, nella realizzazione del Tribunale Raspel II sull'America Latina e sulle violazioni dei diritti da parte delle dittature. E questo lo ricordo perché, diciamo, questa commistione è un po' la cifra della scuola di giornalismo di Lelio Basso. Appunto, Linda Bimbi ha conosciuto un gruppo di giornalisti che all'epoca lavoravano a Rai News 24, Maurizio Torrealta, Massimo Loche, la scuola di Roberto Morrione, la scuola di giornalismo d'inchiesta e non solo. E rimane però questa doppia matrice, doppia coordinata, che ha a che fare da una parte con le tecniche, con gli strumenti, ma ha a che fare dall'altra con la cultura politica, la postura etica, morale, che si porta dietro ciascuno di noi e che applica, riflette nel proprio lavoro. Diciamo, le cose che distingue il lavoro di Alessandro Leogrande è proprio questa duplicità: da una parte una capacità narrativa straordinaria, ma dall'altro il senso costante del perché fare questo mestiere, del ragionare intorno ai fini, non solo attorno ai mezzi. E non è un caso che dentro i suoi libri ci siano sempre delle riflessioni sui presupposti non solo di metodo, ma anche etici che ti spingono a irrompere nella vita degli altri, perché è vero che l'empatia è necessaria, ma è anche vero che occorre riconoscere se c'è un limite. Nella frontiera si chiede, ma è giusto scavare nel dolore degli altri, fino a che punto e per farne cosa? E questo attraverso tutti i libri di Alessandro Leogrande, che appunto recupera, credo che ci sia quanto a matrice, una parte che è familiare, l'abbiamo visto in questo intervento che è già esplicito, una parte dalla madre, dal padre, una parte anche della scuola del meridionalismo migliore, lui appunto Salve Mignano, grande studioso di tutti i grandi meridionalisti, anche di Divagno, lui si definiva un cosmopolita, un meridionalista cosmopolita, illuminista, quindi c'è quella matrice, poi c'è questa scuola fatta non a caso attorno alle riviste che sono strumenti di posizionamento e di discussione collegiale attraverso la scuola fofiana, per così dire. E noi appunto dentro la scuola Basso, per tornare alla Basso, cerchiamo di tenere insieme queste due gambe, però abbiamo anche un approccio molto che deriva appunto dalla cultura politica di Lelio Basso, della fondazione dentro la quale ci muoviamo, e quella invece del dare strumenti affinché si possa praticare il mestiere. Siamo anche molto pragmatici, poi questo è un mestiere artigianale, per
cui bisogna farlo e continuare a farlo per poterlo imparare. E facciamo fare tre cose fondamentali, sono tre prodotti editoriali che vanno realizzati nel corso dei sei mesi, nove mesi, incidenti, l'ho accorciato un po'. Sono 600 ore in classe più 300 di stage. E abbiamo deciso di far lavorare i ragazzi su tre prodotti editoriali, ma su due modelli. Uno è il lavoro individuale che fanno con me, che faccio, insegno tecniche di reportage e coordino il lavoro per il long form, che mischia il reportage testuale, un apparato di foto, un podcast che è curato da un'altra delle docenti di questa scuola, Daria Corria, se eventuali elementi grafici. E poi però ci sono due prodotti editoriali che vanno assemblati e realizzati in modo collegiale. Uno è un'inchiesta, un video reportage, e l'altro è un pitch di inchiesta più investigativa che cura appunto Giulio Rubino. E perché abbiamo deciso questo? Perché è vero, dice giustamente Angelo, preoccuparsi del, è fondamentale preoccuparsi degli esiti, dello sbocco dei nostri studenti, però l'idea che l'unico sbocco sia che finiscono in una redazione già formata è una risposta. Noi appunto li mandiamo, ognuno dei nostri studenti ha il diritto a fare uno stage, una testata convenzionata, una redazione convenzionata. Però quello su cui insistiamo particolarmente, anche attraverso questi lavori di gruppo, è che si possa fare questo mestiere, forse anche meglio, fuori dalle redazioni, e soprattutto se lo si fa mettendosi insieme attraverso nuovi collettivi oppure aderendo a collettivi già in funzione. Chiudo un po' sulle cose che seguo io, appunto, questo reportage. Chicco diceva, in effetti non ci sono definizioni rigide, tassonomiche, una volta per tutte, però alcune costanti ci sono, quindi noi lavoriamo su un genere che innanzitutto aborre l'astrazione, quindi deve essere calato per terra, innanzitutto è polifonico, quindi passa attraverso le voci degli altri, necessariamente, come diceva Capuccini, che poi prevede una presenza appunto campo immersiva che poi ti rimanda a quegli interrogativi sul come trattare con gli altri. Leo Grande, qui chiudo, interpreta una tradizione che in Italia c'era, la reinterpreta, penso sia a Carlo Levi che a Primo Levi, penso Anna Maria Ortese, penso in chiave internazionale, appunto lui fa parte della stessa costellazione dei William Langevische, lo statunitense, di Frank Westerman, l'olandese, della stessa Alexievich, la premio Nobel, insomma, fanno parte di una stessa costellazione, a partire però da questo elemento che ricordava lei. Il fatto che si parta sempre dai fatti, dalla realtà, e su questo chiudo, su questa definizione che quando l'ho trovata, la uso, da quando l'ho trovata la uso spessissimo, di Frank Westerman in uno dei suoi lavori tradotti da Iperborea, in cui dice che il reportage è un genere vertebrato, e si fonda su una spina dorsale dei fatti. Qualunque altro genere giornalistico può farne a meno, non presupporre, ma il reportage, questo no. Citiamo il libro Noi Umani, che è fondamentale, è stato fondamentale anche, è stato ripreso da Giuliano durante il percorso della scuola. Io non so l'orario e vorrei guardarlo. Ok, ci abbiamo. Allora, lascio un'ultimissima domanda aperta prima di dare la parola ad Aldo Patruno che è qui con noi. Sono, diciamo, state tratteggiate un po' delle piste, delle tracce un po' sono state anche fiutate per proseguire o diciamo anche ricominciare un percorso assieme. Una domanda che faccio a voi, ma diciamo che apro anche ad una discussione più ampia. Come vogliamo continuare a seguirle? Vabbè, questo mi ha dato quei 3 secondi per pensare così. Facendolo,
facendolo, non smettendo di farlo, non smettendo di seguire i ragazzi che poi credono a tutte le belle parole che noi diciamo, non lasciandoli soli, poi al momento del... Io penso che una cosa che mi ha spinto a partecipare a questi due progetti, e la Fondazione Basso non la partecipo ma la stimolo, la seguo da sempre, è quello dell'onestà. Io penso di aver sempre fatto in modo di farmi mandare via dalle scuole che mi davano una docenza, perché io dico sempre, prima parlo di tutte le difficoltà che si hanno a fare questo lavoro e poi no, perché sennò è facile. Però quell'idea del... di lavorare su una traccia, continuando a farla, non mollando, continuando poi a produrre risultati. Risultati si intende persone che vanno in giro a fare inchiesta sociale, reportage narrativo e che poi producono un cambiamento in una realtà piccolissima, lontanissima. Non è questo l'importante, ne vale la pena. Ne vale la pena di condividere. E vale la pena soprattutto di pensare collettivo, cioè nel senso che proprio è quello di cui abbiamo bisogno, e soprattutto per chi comincia questo lavoro, perché io faccio parte di una generazione che ha avuto il tempo di entrare molto giovane nelle redazioni, quindi riuscire a farsi conoscere, e poi quando ne è stato espulso dal mercato perché i giornali chiudono, avere già, come posso dire, quella rete di contatti che ti permetteva di farlo. Quindi io sento anche un dovere verso questa generazione che quel passaggio non ce l'ha più, quella di riuscire a mettere insieme delle intelligenze, a creare dei collettivi, a spingerli, a dare opportunità. L'ultima volta che ho lavorato con Alessandro fisicamente è stato al Festival di Mantova, dove c'è questa sezione che seguo da 11 anni che si chiama Meglio di un romanzo, dove i ragazzi che non hanno ancora compiuto 30 anni vengono a presentare delle loro idee di progetto di reportage narrativo, ne riesce a sostenere uno solo, una goccia nell'oceano, però lo fai, e poi vedi che chi ha vinto 4 anni fa viene assunto, no, va benissimo così, scrive, firma per Bompiani e fa un romanzo, va benissimo, è creare un circuito. Quindi quello che vedo è non smettere di farlo, e chiudo però diventando, come dire, riuscendo a darsi gli strumenti anche economicamente di indipendenza, di forza. E in questo senso, da un lato, la capacità di essere anche progettazione, no? di riuscire sempre a investire nella progettazione, nei bandi. Io faccio parte di un collettivo di giornalismo investigativo, noi senza tutta una serie di realtà del mondo, fondazioni, che hanno la capacità di aver riconosciuto l'idea che il giornalismo è un bene comune e che non può essere solo legato alle logiche commerciali delle vendite, ecco, questo poi forse è il terzo passaggio, quello che quando anche in questo benedetto maledetto paese arriverà l'idea che il giornalismo è un bene comune, che va sostenuto come un elemento di investimento sulla società, avremo fatto un passo ancora avanti, per cui che queste scuole possano essere anche l'incubatore non solo di bravi giornalisti e giornaliste, non solo di inchieste sociali che raccontano il territorio e riescono ad avere impatto, ma magari anche di proprio un modo di pensare il giornalismo, qualcosa che lo sganci da questo locomotore di marketing che sta andando contro un muro, precipitano i numeri delle vendite e sembra che nessuno se ne accorga, che ci sia l'orchestra del Titanic che suona mentre si perdono milioni di copie ogni giorno e nessuno inverte la rotta, e che magari da queste realtà che vengono da storie condivise, da una visione del mondo, da un Weltanschauung, no? Da una visione del mondo condivisa, possa essere quell'incubatore che porta delle forze, delle dinamiche, che in tutto il resto d'Europa e anche del mondo sono già forti, perché è normale per una fondazione investire in un progetto di giornalismo investigativo senza mai chiederti qual è il tema di quell'inchiesta, perché è giusto farlo, perché fa bene alla società, perché il giornalismo fatto bene fa bene alla democrazia. Beh, ho poco da aggiungere. Per me è anche una fortuna, ho la fortuna di imparare delle cose, cioè stando a contatto con giovani curiosi, intraprendenti, io ho imparato molte cose, quindi non è solo
un dare, ma è anche un avere, soprattutto ecco, entusiasmo e poi il piacere di fare le cose, di fare le cose insieme. Io per esempio ho lavorato molto con dei fotografi e questo un po' rompe, annulla la solitudine del rapporto, cioè fare la cosa con quattro occhi e dibattere anche in maniera critica su cosa si sta facendo è molto importante. Noi lo facciamo spesso con i nostri ragazzi portandoli con noi in giro per il mondo, anche perché insomma io ho avuto la fortuna di essere accolto da un grande fotografo, da un leggendario fotografo, Mario Tondero, che mi ha accolto senza farmi neanche, io non mi sono accorto della sua grandezza perché era una persona talmente umile, e quindi io questa cosa la devo rifare, se non altro per aver avuto questo dono nella vita, cioè il dono di lavorare con una persona che mi ha insegnato tutto involontariamente. È una cosa bellissima che quando posso, e succede molto, perché ormai in 5 anni voi dovete immaginare che noi abbiamo una memoria di più di 100 ragazzi che non è che ti abbandonano, continuano a cercarti, a chiederti, sto facendo questa cosa. Io ogni volta dico, vabbè, questa è l'ultima, e poi dopo cedo naturalmente perché è un piacere vederli proprio crescere con quella passione che non solo è stata la mia, ma continua a essere la mia, la passione di una cosa che io considero tra le più belle del mondo. Insomma, fare questo, quello che facciamo noi è un privilegio assoluto. Ecco. Siamo in chiusura, per cui vado brevemente prima di... ma intanto rafforzare un po' le cose che già abbiamo cominciato a mettere in piedi, fare tirare di più dentro i nostri studenti e cercare di fare le cose che diceva Chicco, Elia, diciamo in Italia i premi premiano ciò che è già stato realizzato, è altrove come... quasi unica eccezione appunto questa iniziativa di cui parlava Chicco, bisogna invece sostenere i progetti, in questo caso dire portaggio narrativo, quindi fare in modo che ci siano le risorse, potremmo cercare di che potremmo fare insieme appunto, dicevo in ottica comunque, e poi io siccome vengo appunto da questa tradizione che vede la rivista come uno strumento importantissimo, sono un iniziatore di numeri zero di riviste, sia con Lettera 22, con la rivista Cordialista, ma anche a Milano con Emersioni, lì abbiamo fatto 2 numeri. Quindi e direi che anche si può pensare a un numero annuale di una rivista che sia una rivista di reportage narrativi che siano frutto di un lavoro collettivo, di gruppi che potrebbero anche intersecare studenti che vengono dall'una e dall'altra scuola. Insomma, secondo me questo primo anno, se posso, della scuola di reportage narrativa Alessandro Grande è stata una lodevole iniziativa, parlando con Piero e con te, io ho ripetuto più spesso che secondo me occorre però una costola per scaricare a terra ciò che viene insegnato, cioè bisogna fare in modo che chi frequenta la scuola poi realizzi un reportage narrativo. Lascio la parola ad Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, che già dalla fase progettuale è stato coinvolto in questo cammino, l'ha affiancato, l'ha osservato, l'ha curato, ecco, così come diciamo, poche istituzioni sanno fare. Diciamo, la Regione Puglia fortunatamente sa essere molto accanto, ecco, a queste esperienze. Grazie Francesco, buonasera a tutti e a tutti, un saluto agli ospiti, grazie per le vostre parole, soprattutto le ultime affermazioni fatte sono ovviamente un invito, come dire, a non soltanto a dare seguito all'esperienza della scuola, ma appunto a darle corpo, effetti. Sì, sì. In questi giorni a Fondazione di Magno non riesco. Microfono. Permettetemi innanzitutto di salutare la signora Leo Grande, un grande piacere vedere, incontrare, e lei è sempre presente, soprattutto nelle occasioni
quelle che contano, e per noi questo è particolarmente significativo. Poi naturalmente Francesco non è merito di Prigione, è merito della Fondazione di Bagno, che ha avuto, io penso, l'ho detto, sono convinto, una delle più grandi intuizioni degli ultimi anni nell'ambito del sistema, che non è soltanto un doveroso omaggio ad Alessandro Io Grande. Io poi, Alessandro, ho veramente grandi difficoltà ad inquadrarlo dentro un preciso profilo professionale, perché non so se sapete, Alessandro è stato anche l'autore del piano strategico regionale della cultura della Puglia, una delle pochissime regioni che si è data una pianificazione pluriennale, decennale per la verità, in un contesto nel quale il nostro paese e il Mezzogiorno in particolare vengono accusati di non saper programmare, di non riuscire a farlo, eccetera, eccetera. E la cosa divertente, la cosa importante, dico divertente perché il piano strategico regionale della cultura come un documento burocratico noiosissimo, pesantissimo, e no, c'è quel capitolo iniziale sugli obiettivi strategici che stanno riassunti poi nel nome, nella denominazione del piano strategico, che è PIL con 3 I, Alessandro ha scritto il capitolo... Cambio il microfono. Meglio? Dicevo, in questa introduzione del piano strategico, i vari temi, il prodotto, l'innovazione, l'impresa, il lavoro, la prima è la identità. E Alessandro ha scritto un capitolo bellissimo sulla identità pugliese, perché noi avevamo l'esigenza di dare un'anima alle politiche culturali di questa regione, prima ancora di adottare misure, azioni, investimenti, bandi, eccetera, eccetera. E lì c'è esattamente l'anima delle politiche culturali di questa regione, l'ispirazione. Non so se quello, come dire, è un reportage narrativo dell'esperienza da cui la Puglia veniva, l'esperienza vendoriana ormai, diciamo, che negli annali della politica e della trasformazione della narrazione di un territorio, ma poi c'erano le premesse, le condizioni visionarie, esattamente come dicevate prima, cioè Alessandro aveva la straordinaria capacità di leggere, partendo però dalla realtà, dalla concretezza dei fatti, le prospettive verso le quali sarebbe stato opportuno muoversi o non muoversi, avendo la capacità di analizzare i grandi elementi di criticità di un territorio difficile come il nostro o alcune parti del nostro territorio. E quindi la scuola di reportage narrativo è stata una grande intuizione della Fondazione di Bagno, ma non un elemento estemporaneo. È quasi venuto ad esito di un processo nel quale quella visione riportata nel piano, che poi nel corso di un piano risale al 2017, nel corso del tempo ha trovato la sua attuazione, direi quasi integralmente, poi può piacere, non piacere, ma insomma gli effetti, gli impatti, i dati, le azioni sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, per esempio, uno dei temi su cui lui insiste fortemente in quel capitolo sulla identità, ovviamente chi lo sa e lo ha letto lo troverà ripetitivo da parte mia, ma io non lo trovo invece mai sufficiente, l'aggettivo con il quale lui definisce la identità di questa regione, dentro il quale io credo ci sia la spiegazione del successo clamoroso della Puglia di oggi. La Puglia è sulla bocca di tutti, tutti parlano della Puglia, tutti vorrebbero venire in Puglia, tutti vogliono venire non a fare le vacanze ma a vivere in Puglia. Bene, secondo me la spiegazione di questo fenomeno sta in quell'aggettivo che lui utilizza, perché poi Alessandro Grande è un grande utilizzatore di parole, proprio individuatore di parole, di aggettivi. L'identità pugliese, lui scrive, è un'identità meticcia, potentissima l'espressione, è verissima, perché oggettivamente questa terra è una terra di incroci, di incontri, di attraversamenti, è la terra dell'accoglienza integrale nei confronti di tutti, da sempre, e dalla capacità di integrare
chiunque passa, diciamo, di qui, e inevitabilmente passa di qui, perché se arrivi dal Mediterraneo o vuoi andare verso il Mediterraneo, alla fine approdi in Puglia. Quindi quell'aggettivo è straordinario, ma lui per esempio in quella visione e negli spunti che poi offriva quella visione nell'azione politica, delle politiche pubbliche, per esempio lui sottolinea il dato della necessità di recuperare i grandissimi di Puglia, figure che i pugliesi per primi non ricordano o non conoscono, che sono però figure potentissime attraverso le quali recuperare l'identità meticcia. Cioè davvero io considero quel capitolo sull'identità un reportage narrativo, diciamo, contestualizzato alla bisogno, diciamo, alle esigenze di un piano strategico regionale. E sono convinto che quella è stata ed è una traccia fondamentale che ci consente anche di valutare, di capire quale risultato e quale impatto l'attuazione di quelle politiche ha avuto. E di questi giorni, uno spettacolo meraviglioso di Mario Perrotta e Vito Mancuso, girato in Puglia, soltanto 4 repliche, sulla felicità. L'anno scorso si era occupato della libertà, delle libertà rampanti, con Calvino al centro, quest'anno invece il tema è la felicità, da Aristofane a Domenico Modugno. E come l'anno scorso poi lo spettacolo, questa indagine, così la chiama Perrotta, sulla libertà è esitata in un grande spettacolo su Calvino, e quest'anno l'indagine esiterà in uno spettacolo su Modugno, come espressione, un grandissimo di Puglia per definizione, come espressione del senso della felicità di un paese negli anni 60, che con il boom economico, con l'uscita dalla guerra, la ricostruzione, così dicendo, era felice. Una felicità che Perrotta dice non vedo più sulla faccia delle persone. Bene, Modugno era uno di quei grandissimi di Puglia che nel capitolo sulle identità Alessandro affronta, non soltanto Modugno evidentemente, ma in un florileggio di figure completamente diverse, ma che fanno la identità meticcia di questo territorio. Pino Pascali. Pino Pascali, forse una delle espressioni più alte dell'arte contemporanea, negletto, dimenticato dai pugliesi innanzitutto, conosciutissimo agli addetti ai lavori. Oggi Pino Pascali è in mostra, forse nella più grande mostra di Fondazione Prada, che è l'espressione più alta del mercato della moda internazionale, che sul suo catalogo vedrà pubblicati i bachi da setola, che sono un'opera di Pascali che abbiamo comprato in attuazione del piano strategico su un grandissimo di Puglia, Pino Pascali, in un museo, il Pascali di Polignano, che non aveva opere di Pascali quando abbiamo cominciato a ragionare con Alessandro del valore dell'arte contemporanea, dei linguaggi contemporanei in una regione come la nostra, che era stata grande sulle arti contemporanee qualche decennio fa. Ecco, questo è il senso del costruire oggi una scuola sul reportage narrativo. Non è solo, se posso permettermi, condivido totalmente l'idea, non soltanto, questo lo do per scontato, l'ha già detto la Presidente, ne abbiamo già parlato, che la scuola non soltanto dovrà avere la seconda edizione, la terza, la quarta, soprattutto perché io, diciamo, l'istruzione non è una materia di competenza diretta del mio Dipartimento che si occupa di cultura e turismo, né tantomeno lo è specificamente del Dipartimento dell'Assessorato all'Istruzione, perché sapete che la scuola è una competenza statale. Ma noi siamo profondamente preoccupato per il livello di deriva della scuola pubblica, dell'istruzione pubblica. Tema di cui non si dibatte. Un declino dell'istruzione aperta a tutti è un declino inarrestabile su cui nessuno discute. Così come l'altro tema drammatico per il quale scuole come queste sono vitali. In questo paese non si dibatte più di nulla, accadono i fatti e ci meravigliamo e crediamo alla luna perché accade quello, come dire, che se avessimo dibattuto avremmo capito molto facilmente. Non si dibatte di nulla. Sì, fanno legge, ma diciamo, non è una legge che sia il frutto di un dibattito,
è uno strumento che complica la vita dei cittadini e dei cittadini, non aiuta, come dire, ad affrontare i temi per i quali la legge viene adottata. Ed è regolare a tutti i livelli, a livello regionale, a livello statale, a livello europeo, così. Noi non dibattiamo di nulla e ci ritroviamo di fronte al fatto compiuto. Io lo dico in presenza di giornalisti autorevoli, di reporter autorevoli, sono allibito. Non c'è conferenza stampa che noi si faccia, nella quale si annunci, per carità, poi quando fai la conferenza stampa sulla cultura, sugli eventi culturali, tutte cose belle, affascinanti, divertenti, quindi, come dire, non stiamo parlando di eventi drammatici, ma anche di fronte a conferenze stampa drammatiche sulla xylella, che sta trasformando radicalmente il paesaggio di un pezzo del nostro paese e che trasformerà il paesaggio di tutto il paese, questo è quello che se minimamente dibattessimo comprenderemmo, e di cui si accorgerà l'Italia e l'Europa quando la xylella avrà colpito l'intero continente, perché questa è la prospettiva, non a cent'anni, a millenni, a qualche anno, di qui a qualche anno. Beh, se noi avessimo aperto un dibattito sul tema della xylella e della trasformazione del paesaggio, oggi potremmo dire, fai una conferenza stampa sul tema, ci sono domande? Non c'è una domanda. Non c'è una curiosità, non c'è un elemento di critica. Ieri abbiamo fatto un intervento sulle giornate del patrimonio, per fortuna c'era una cittadina, una professoressa, che, come dire, ha posto un problema, mi ha posto un problema sul quale si è aperto un dibattito. Non lo ha fatto un giornalista. Io sono allibito, mi è capitato di andare in Cina nella prima missione istituzionale a presentare il tema dell'archeologia come elemento di diplomazia culturale, così via dicendo, c'erano 100 giornalisti che ci hanno sommerso, giovanissimi tutti, che ci hanno sommerso di domande, quasi non sapevamo cosa rispondere ad alcune di queste domande, erano più preparati di noi, che eravamo andati apposta in Cina ad affrontare il tema. Non c'è, non so se vi capita, cioè non c'è conferenza stampa nella quale ci sia, non, ripeto, un elemento di critica, un elemento di una domanda. Allora, la scuola di reportage è indispensabile, è necessaria, ma è necessario, in una logica in cui la formazione oggi è asfittica, è fatta più per i formatori che non, diciamo, per i formati o i formandi. Io sono fortemente critico sulla formazione professionale storicamente intesa, penso che soluzioni di questo tipo siano provvidenziali, ma devono produrre risultato. Non è detto, io penso, che questo si traduca semplicemente, lo dicevi correttamente, nel fare in modo che chi partecipa a queste scuole entri in una redazione. Io auspicherei che entri in regione, che entri in un'amministrazione comunale, nello staff di comunicazione di un sindaco, di un assessore alla cultura, di un assessore a qualunque cosa, che spesso non sanno di che parlano, non sappiamo di che parliamo. E quindi venire da una formazione di questo tipo, che io ritengo essere utile nell'inquadramento circa la necessità del confronto e del dibattito pubblico, dell'essere sul pezzo rispetto al dibattito pubblico, può essere utile in qualunque campo, anche nell'impresa. Auspicherei nell'impresa culturale e creativa, che è il tema sul quale stiamo facendo in modo di costruire una componente economica dello sviluppo di una grande regione del Sud. Non voglio tornare al tema della cultura con cui si mangia, non si mangia, cioè non è questo il punto. Il punto è che il mio dipartimento è dedicato non alla cultura, è dedicato alla economia della cultura. Come si genera economia attraverso la cultura? Il PIL. Il PIL è prodotto, identità, innovazione, impresa e lavoro. Non c'è sviluppo senza generare impresa e lavoro e occupazione. Questo è lo scopo a cui anche la scuola di formazione di una fondazione regionale che si occupa di buona politica deve puntare. Le forme, le modalità le dobbiamo studiare. Siamo soltanto al primo anno, siamo start-up. In questo paese si finanzia tanto lo start-up. Oggi è venuto il momento di andare oltre lo start-up e fare in modo che questo start-up non sia solo incubatore, ma sia sviluppo. Costruzione di impresa, per l'appunto, e di lavoro. Io penso che le premesse ci siano tutte. L'occupazione nel settore della cultura, dell'impresa culturale e creativa, nel senso più largo possibile, naturalmente,
c'è stato, c'è, è in corso, sono numeri ovviamente non sconvolgenti, ma rispetto alla dimensione del comparto molto significativi. Chiaramente quanto più poi tu riesci a integrare la componente dell'impresa culturale e creativa con quella del turismo e con quella per esempio dell'agricoltura, dell'industria agroalimentare, insieme questi tre comparti in una regione come la nostra oggi arrivano a pesare circa il 50% del PIL, non il PIL, quello diciamo simpatico, ma il PIL, quello macroeconomico. Era ciò che negli anni 60-70, quando forse un dibattito era più sviluppato, si diceva del sud, del mezzogiorno del paese, un mezzogiorno che potrebbe innescare processi di sviluppo attraverso il turismo, la cultura, l'agricoltura. Oggi questa regione dimostra che non è un'aspirazione, è una opportunità, è una concreta possibilità che ha numeri, diciamo, macroeconomici. È chiaro che in questa prospettiva occorre continuare a lavorare perché poi, tornando, chiudo, al successo del Brand Puglia, tutto incentrato su questi aspetti, però la reputazione che ne deriva spinge e determina attrazione di investimenti in altri ambiti, l'aerospazio, la meccatronica, l'alta consulenza e i servizi. Le grandi sorelle della consulenza stanno investendo in questa regione, nella Fiera del Levante, dove ha sede il Dipartimento Turismo e Cultura, il Polo Arti, Cultura e Turismo. Deloitte sta realizzando un enorme investimento con 1000 consulenti che saranno occupati in Puglia a Bari. O, diciamo così, la pretesa di pensare che aver investito nella Fiera del Levante, che era una delle grandi fiere di questo paese, di nuovo negli anni 60-70, poi abbandonata a se stessa, e che stiamo rilanciando attraverso la riqualificazione e l'insediamento del Polo Arti, Cultura e Turismo, in cui c'è dentro il Dipartimento, l'Assessorato, Puglia Promozione, Puglia Film Commission, il Teatro Pubblico Pugliese, l'ITS Formazione, Cultura, Turismo, ho la pretesa di pensare che Deloitte abbia scelto di insediarsi lì e di fare un grande investimento lì perché la cultura, il turismo, avevano innescato un processo di riqualificazione del più antico e importante quartiere fieristico, in cui i capi del governo venivano a inaugurare la stagione politica fino a qualche tempo fa. Capiterà anche quest'anno, perché il 28 di settembre Giorgia Meloni verrà a inaugurare la fiera del Levante. Grazie. Allora, un grazie ad Aldo Patruno, a Cristian Elia, ad Angelo Ferracuti, Giuliano Battiston, a Maria Giannico e Daniela Mazzucca. Vi invitiamo a seguire ovviamente tutti gli appuntamenti di Lectore in Fabula e a seguire la Scuola Leo Grande e tutti i progetti che l'hanno attraversata e animata. Grazie.